di editoriale online Rischio idrogeologico idraulico nell'Alto Val Susa e nelle valli Chisone, Pellice, Varaita, Mairastura, in estensione sabato nella pianura di Cuneo. Il bollettino emesso poco fa da ARPA Piemonte, in effetti, ha un avviso arancione il rischio idrogeologico idraulico nella Val Susa superiore nelle valli di Chisone, Pellice, Varaita, Mairastura e il resto del territorio. L'allerta è verde per oggi, giallo domani. Secondo previsioni, la depressione con un minimo localizzato tra le isole Baleari e Pirenei comporterà correnti scirocciche in alta quota che convocheranno l'aria umida sul Piemonte, causando fino a domenica mattina forti e localmente piogge molto forti sui piedi occidentali, generalmente deboli su Asti Alessandrino, moderati nel resto del Piemonte. Aumentare i livelli di Po e Tanaro. Tra gli effetti delle piogge saranno anche la raccolta dei livelli di Po e Tanaro, in particolare nella parte superiore dei loro bacini. Per entrambi, secondo i modelli sviluppati dalla RPA, al momento c'è nessuna criticità, mentre a 72 ore per il Tanaro c'è una critica ordinaria, con una bassa probabilità di inondazioni. Per il Po di sabato sarà lo stesso. Tuttavia i modelli prevedono a 72 ore, in particolare nel Carignano area, una criticità arancione, che è moderata, con probabilità di inondazioni solo delle aree galeni 50 mm, per diventare anche fino a 100 in 24 ore domani. Per domenica, d'altra parte, secondo le previsioni della RPA, ci dovrebbe già essere un'attenuazione delle precipitazioni nella seconda parte, anche se in alcune aree il picco della pioggia potrebbe raggiungere 80 o 90 mm. In sostanza, nelle 72 ore che si concluderanno domenica sera l'accumulo potrebbe anche essere fino a 200 mm in tre giorni. La Corriere Torino. Se si desidera rimanere aggiornati sulla notizia di Torino e Piemonte, iscriviti alla Corriere Torino.